Gentili signore e signori, amici sportivi, appassionati di motorsport, a tutti voi buonasera, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Griglia di Partenza, una puntata dentro la quale parleremo di tante cose. Faremo l'analisi chiaramente del Gran Premio di Las Vegas, ma daremo un occhio anche a quello che accadrà a partire dalla giornata di domani in Qatar, perché sapete stiamo vivendo un trittico, tre Gran Premi uno di seguito all'altro, e quello del Qatar avrà anche quella che noi chiamiamo la garetta del sabato, sì, insomma la gara sprint. Poi andremo a fare un salto anche a Monza per diverse ragioni, ma soprattutto perché abbiamo saputo che la prossima settimana dal Giappone arriveranno a Monza le protagoniste del Mondiale WRC 2024 e ci arriverà anche il campione del mondo, per cui vi faremo sapere tutte le notizie e tutte le informazioni. Con chi? Beh, con i nostri opinionisti, vi presento subito coloro che sono collegati questa sera, e quindi a partire da Giancarlo Minardi, Mario Donnini e dal Qatar Paolo Filisetti. Buonasera, grazie per essere con noi. E in studio abbiamo Umberto Zappelloni. Ciao, che buonasera. È tornato. Ciao Umberto. Umberto Zappelloni, che tra le altre cose ci ha mostrato la copertina di una della sua ultima fatica, condivisa però con Luca Dal Monte. Sì, era un po'. Eccola qua. Con Luca abbiamo scritto parecchi libri, siamo tornati a farne un altro assieme dopo che ci eravamo separati per un po', e abbiamo raccontato una ventina di grandi duelli della Formula 1, insomma, partendo da prima della Formula 1, da Nuvolari e Varzi, per arrivare a quello che sarà il duello del futuro, cioè Hamilton-Leclerc. Ah, quindi abbiamo raccontato questa. Un po' questa, una ventina di duelli, ovviamente dai più famosi, Senna e Prost. Una ventina di duelli, sfogliando queste pagine, qual è il duello che ti ha eccitato maggiormente? Beh, secondo me, anche perché l'ho vissuto dalla prima all'ultima gara, quello di Senna e Prost sicuramente, Senna è stato il duello dei duelli, non ci sono dubbi. Assolutamente sì. E quindi, quando uscirà? E quando esce uscirà? il 6 di dicembre. Giusto per i regali di Natale. Libreria dell'automobile, immagino. Sì, sicuramente. È Baldini e Castoldi, come avevamo fatto quello su Villeneuve qualche anno fa. Quindi anche su tutti gli store online, ovviamente. Oscar Berselli, l'avete già sentito, l'avete già visto. Ciao Oscarone. Ciao a tutti, buonasera. Da quest'altra parte abbiamo Gianluca Calvaresi. Grazie Gianluca, Formula Passion, per essere con noi. Accanto a Gianluca c'è ancora una sedia vuota, ma vedrete, per pochi minuti sarà un bel arrivo quello che stiamo aspettando, e non vi anticipo nulla. Mentre presento il nostro vincitore e chiedo scusa a tutti voi, però anch'io divento vecchio. La settimana scorsa mi sono dimenticato di annunciare ufficialmente il nome del vincitore. Lui è Maurizio, arriva da Segrate. Sì, e sei un grande appassionato anche tu. Sì, di tutto quello che brucia benzina, due, quattro ruote, fin da piccolo, poi dopo col tempo mi sono appassionato al motorsport, e appena ho visto la fotografia ho subito mandato il messaggio, e sono veramente contento di essere riuscito a vincere e a essere qua stasera. Ecco, nella mezz'oretta in cui ci siamo conosciuti mi hai anche detto che qualche volta hai provato a guidare anche tu. Sì, ho fatto qualche gara in salita, e con una 106 Rally Peugeot. Adesso è un paio d'anni che sono fermo, non escludo il ritorno, magari qualche garetta sempre da privato, così per puro divertimento. Dopo. Perché hai fatto il tifo quest'anno con la Formula 1, visto che il campionato Formula 1 è ferrarista, io sono ferrarista da sempre, sì, purtroppo. E tra i due? Tra i due, allora, quasi quasi preferisco Sainz. Quasi quasi preferisco Sainz? Sì. Allora, infatti io sono molto dispiaciuto vada via, però... Allora vedrai il servizio di questa sera. Sì. E prima hai esordito dicendo appassionato di tutto ciò che brucia benzina. Sì. E invece laddove si brucia energia? Preferisco... Stendiamo gli appiedosi. Sì, non rispondere. Che rapporti hai con la Tesla? Come i miei. Sì, okay. Che viaggiamo sullo stesso. Ok. Detto questo, però, la notizia bella, la notizia che ieri ci ha dato felicità a tutti quelli che chiaramente amano il Tempio della Velocità e hanno fatto il tifo affinché il Gran Premio d'Italia venisse rinnovato. Anche noi recentemente avevamo fatto un servizio con un tratto di interrogazione, ma questo Gran Premio che è stato annunciato, il rinnovo, arriva o no? Ebbene, fino al 2031, vedo Giancarlo Minardi, volevo fare un giro di opinioni. 2031 Gran Premio d'Italia, cosa ti ha dato questa notizia? Che cosa hai pensato al suo arrivo?
Ma ho letto il comunicato, come penso avete fatto tutti di voi, non conosco i particolari, certamente è un ottimo risultato ottenuto da ACI e in particolar modo dal presidente Angelo Sticchi Damiani in un momento non facile per raggiungere questo obiettivo. Non conosco i particolari, per cui io mi limito a dire che e leggere nel comunicato che il presidente, una volta raggiunto l'obiettivo di Monza, lavorerà per mantenere possibilmente due Gran Premi in Italia o perlomeno di entrare in quella famosa alternanza che Stefano Domenicali più volte ha nominato e ricordato. Per cui ne prendo atto, sono felice perché comunque almeno un Gran Premio in Italia c'è, spero in questo momento, finché rimarrò presidente anche di Formula Imola, che sia preso in considerazione non solo come elogi organizzativi da parte di Formula Imola, di Liberty Media e di tutti, ma che possa diventare in un mondo difficile come quello oggi dei Gran Premi una seconda realtà italiana. Difficilissima, me ne rendo conto, ma da 0 a 10 quanta fiducia hai che il Gran Premio di Imola possa trovare la giusta collocazione come secondo appuntamento in Italia? Ma guarda, non mi piace fare delle statistiche, io ho l'obbligo di fare nel migliore dei modi la migliore organizzazione possibile per il 2025. Si era parlato di recuperare nel 2026 il famoso 2023, purtroppo per l'alluvione era stato rimandato, purtroppo probabilmente molte volte le chiacchiere le porta via il vento, adesso vediamo, è inutile fare delle previsioni, intanto prendiamo atto e ne siamo contenti che ci sia la conferma fino al 31 di Monza, evidentemente sono stati superati tantissimi problemi che c'erano attorno all'autodromo, non ne sono a conoscenza, quindi come voi ho letto un comunicato e ne prendo atto con estrema felicità, indipendentemente dal ruolo che occupo in un altro autodromo, io mi sento un uomo ACI per tante storie e avventure fatte in questi ultimi 20 anni. Di conseguenza apprezzo quello che è stato fatto, leggo con piacere questo comunicato, spero che a breve abbiamo ulteriori informazioni su quello che sono le problematiche e quello che sarà l'accordo per arrivare al 2031. Certo. Bene, volevo sentire due parole anche da Mario Donnini, che impressione ti ha fatto questa notizia, Mario? Non si sente. Perché a Monza è stato fatto un investimento importante e onestamente mi aspettavo anche che fosse riconosciuto e che questo investimento strutturale, infrastrutturale, sfociasse anche in un futuro agonistico e insomma in un avvenire per il circuito garantito. Nello stesso tempo vorrei anche dire, venendo incontro a quello che dice Giancarlo Minardi, andando oltre, secondo me l'Italia non merita soltanto un Gran Premio, perché lo siamo da sempre, ma adesso ancora di più il centro nevralgico dell'automobilismo, cioè non solo perché c'è la Ferrari, non solo perché c'è Monza, ma c'è anche Imola, ma c'è anche la Dallara, che rende possibile correre praticamente l'80% dell'automobilismo pre-Formula 1. Quanto al resto, la Formula Regional è un'invenzione italiana, cioè l'Italia merita molto più degli altri perché rappresenta veramente la spina dorsale dell'automobilismo mondiale, e se ci sono dei miliardari estoni, russi, giapponesi, americani, vengono a correre in Formula 4 in Italia per farsi le ossa, non vanno più in Inghilterra, e sarebbe bello che tutto questo si trasformasse in un riconoscimento, quello dei due Gran Premi, che non sarebbe un privilegio ma sarebbe soltanto un timbro a un'importanza dell'automobilismo, della capacità formativa, della storia e di tutto ciò che rappresenta l'automobilismo italiano, e non solo perché c'è la Ferrari. Condivisibile questo ragionamento, vero? Assolutamente, non dimentichiamo che a Faenza c'è anche la ex squadra di Giancarlo, insomma, esatto. Che comunque certo. Con Alfa Tauri o come si chiama adesso è ancora in Formula 1, quindi insomma la Motor Valley meriterebbe di avere un Gran Premio. Io credo che il minimo
che può capitare è avere l'alternanza con altri Gran Premi della vecchia Europa, come chiaro, è possibile. Io credo che il 2026 dovrebbe essere scontato, perché non va dimenticato quello che Imola ha fatto per la Formula 1 nell'anno della pandemia. Bravo. Insomma, quando non si correva da nessuna parte, Imola ha dato la sua disponibilità, sapendo di andare in perdita perché non c'era pubblico, ovviamente. E quindi, insomma, credo che vada riconosciuto. Poi sono stati colpiti da quell'alluvione terribile di 2 anni fa. Credo che il 2026 Imola lo meriti a prescindere da tutto. E poi, se non sarà impossibile davvero avere due Gran Premi italiani, almeno l'alternanza credo che sia meritata da Imola, perché è un circuito che piace a tutti i piloti, i piloti, certo, ne parlano sempre benissimo. E per quello che diceva Mario prima, insomma, quella regione merita, è la patria di tante case costruttrici che hanno fatto la storia del motorismo, quindi, insomma, Oscar, piuttosto che andare a correre in mezzo a qualche altro deserto. Certo. Ma allora, per Monza, felice, felicissimo di più, anche perché fine 2031 magari posso evitare di andare ai Gran Premi, perché col bastone raggiunti i limiti di età, però da qui a là vedremo. Saranno solo 81. E quindi felice di quello, e dopo, subito dopo, forza Imola, forza Giancarlo, certo, forzo veramente tutti, perché non solo mi associo a tutto quello che hanno detto, questi signori, l'Italia, li ha salvati Liberty Media, che è un colosso, da un fallimento dovuto al Covid. Ci hanno aggiunto il Mugello, una terza gara, quindi più disponibilità di così. Hanno perso soldi 2023, hanno perso soldi quando hanno fatto quello. Quindi un minimo di riconoscenza bisogna farla. Ci deve essere. E quindi forza Imola, forza Giancarlo, forza tutti. Gianluca Calvaresi. Beh, non è stata, diciamo, la solita Monza, e si è visto, perché sì, in pochi 7 mesi, 8 mesi hanno fatto un lavoro eccezionale ristrutturando l'autodromo, e quindi è anche giusto che adesso abbiano la meritata tranquillità economica per dare poi lo sfogo a tutti gli altri lavori che dovranno fare in autodromo, certo, una palazzina box. Quindi. E quanto a Imola, beh, mi associo a tutto quello che è già stato detto. Che dire, speriamo che ci sia anche l'effetto Antonelli, perché molte volte un pilota può, bravo, spostare gli bravo equilibri. Oltre quindi all'effetto Domenicali, esatto, magari anche l'effetto Antonelli. Antonelli, così come Verstappen ha portato l'Olanda di nuovo in Formula 1, bravo, chissà, magari. Certo, giusto ricordare anche questo. Ma dal Qatar ci sono già commenti su questa notizia, Paolo? Beh, sai, i commenti provengono sicuramente da tante parti, qui dal paddock, certamente la conferma di Monza, del fatto che è un gran premio storico, insomma, non corre più pericolo, sarà presente in calendario fino al 2031, dà l'idea che questa Formula 1 in realtà valuti anche l'importanza della tradizione. Cioè, noi spesso abbiamo iniziato anche questa stagione con varie incertezze, cioè col fatto di dire, di avere magari in mente che Liberty Media e poi nella persona di Stefano Domenicali si pensasse troppo ad espandere il calendario verso località che non solo non hanno tradizione, ma proprio con l'automobile hanno ben poco a che spartire, quindi quasi più con una tendenza politica che non reale, appunto, di passione automobilistica. Bene, questa è una conferma secondo me molto importante, è un viatico che fa sì vedere che il futuro della Formula 1 è ancora fortemente ancorato a quelli che sono dei circuiti iconici come Monza, come d'altronde Monte Carlo, anche se in modo diverso, come Silverstone, sono sicuramente circuiti che non possono mancare nel calendario. E Maurizio, per un tifoso cosa significa? Allora, io sono abbastanza nostalgico da questo punto di vista, quindi sono contentissimo sia per Monza, spero per Imola, e come appunto diceva Filisetti, anche tutti gli altri circuiti iconici, e tralascerei quelli disegnati sulla carta nel deserto e banalmente anche fatti di notte o cose fantascientifiche, e preferirei appunto la Formula 1 vera. Effettivamente sì, si rientra nel mondo della passione più pura, diciamo così, anche se ormai questa Formula 1 da questo mondo sembra esserne uscita. Hai visto quanto amore c'è per la tua Imola, Giancarlo? Hai notato? Mi inorgoglisce, è ovvio che Imola è un circuito storico, siamo al 32esimo Gran Premio
dei 75 che andremo a festeggiare anni il prossimo anno, quindi mi fa molto piacere con questo e dobbiamo lavorare per far sì che Imola non venga dimenticata. Poi è chiaro che ci sono altri interessi, c'è altro modo di valutazione, non è solo il fare fatto bene la storicità e il fatto che sia riconosciuto che Imola è un circuito amato da tutti. Lavoreremo per fare mettere in difficoltà chi deve scegliere tra le varie opportunità. Certo che, come ha detto Zappelloni, è auspicabile che almeno ci sia un'alternanza per quello che sono i Gran Premi europei. Assolutamente sì, è auspicabile davvero questo. Bene, detto questo, ho visto l'allargamento delle braccia di Oscar. Io ormai con la mia pancia guido una macchina da corsa una volta l'anno al Minardi Day. Al Minardi Day. Ma come non amare Imola? Entri, ti giuro visiera, ti emozioni. Almeno succede a me, figurati un ragazzino. Assolutamente sì, ma entri ancora in un monoposto. Tolgo il sedile. Ma sono andato forte, Giancarlo, dai, quest'anno, no? Cosa, Giancarlo, perché non si è sentito? Soprattutto è entrato e uscito dalla macchina. Va bene, detto questo, aspetta, che perché c'è un tecnico che mi dice che forse è arrivata, ecco, l'ospite, la nostra opinionista che aspettavamo è Rachele Somaschini, lo ricordo, è campionessa italiana rally femminile, vincitrice del TER Tour European Rally 2024, che poi ci spiegherà che cos'è, e soprattutto è una testimonial della ricerca fibrosicistica con il progetto Correre per un respiro, è vero? Esatto, infatti come vedete sono entrata anche con i panettoni, visto che siamo in clima campagna di Natale, li usiamo, è uno dei tanti, diciamo, delle tante occasioni per supportare la ricerca. Fantastico, ti abbiamo chiamata perché parleremo di rally, parleremo del rally di Monza, parleremo anche della ricerca sulla fibrosicistica per la quale tu ti sei battuta e hai iniziato anche il tuo percorso agonistico. Avevamo conosciuto Luca, tuo padre, che correva con tra gli altri Arturo Merzario nelle gare di durata negli anni 90 e noi l'abbiamo conosciuto, abbiamo avuto questo piacere, però sei arrivata nel momento in cui partiamo proprio con il primo servizio della serata. Parliamo di Formula 1 e Max Verstappen a Las Vegas ha conquistato il suo quarto titolo. Vediamo il servizio. You are the one for me, for me, formidabilmente. You are my love, and so, assolutamente. Fare poker nella città che dell'azzardo è regina è sicuramente una bella soddisfazione. Ma Max lo sa che questo titolo è il frutto di una prodezza che ha messo a nudo le sue qualità di pilota al volante di una Red Bull non più regina del campionato. Sì, in questo 2024 Max Verstappen ha mostrato al mondo le sue vere qualità di uomo e pilota, maturo e concentrato, deciso nella prima parte della stagione a sfruttare ogni residua qualità della RB20 che sentiva sempre meno competitiva, sempre meno regina. E sempre nella prima parte della stagione Max ha dovuto fronteggiare la lotta intestina che vedeva il padre Joss, l'amico Marco e Chris Horner impegnati in una violenta lotta di potere, mentre il genio Newey lasciava una nave in acque sempre più agitate. E nella burrasca Max Verstappen ha difeso il vantaggio iniziale con la freddezza consumata del campione, lottando ferocemente, andando alle volte oltre il limite della legalità. Ma il vero talento, il fenomeno assoluto è emerso nella condizione più eccezionale per manifestare al mondo la sua meraviglia, la capacità di domare la velocità in condizioni umanamente proibitive. In Brasile Max Verstappen ha vinto meritatamente il quarto titolo mondiale a casa di Senna, nel modo in cui solo Ayrton prima di lui sapeva guidare. E questo, quasi certamente, è l'ultimo titolo con la Red Bull, perché il futuro della squadra resta incerto, mentre il piede del talento olandese è già in cerca di un nuovo futuro, perché a soli 27 anni la fame è ancora tanta. È
Insomma, che dire, 4 titoli mondiali per Max Verstappen, che alla fine, dopo essersi complimentato e aver ricevuto i complimenti da tutti, ha detto Giancarlo Minardi: avrei vinto il titolo anche con McLaren e Ferrari. Ma questo adesso è difficile da dire. Per vincere un mondiale ci vuole il pilota, ci vuole la macchina. Indubbiamente la McLaren, almeno per una parte di questa stagione, ha dimostrato di essere molto competitiva. Io credo che debba elogiare se stesso e il team per un campionato difficile come quello di quest'anno, dove ha sì dominato nella prima parte, ma dopo ha fatto valere le sue capacità sia di guida, ma anche il binomio lui e team. Certamente ha fatto un capolavoro in Brasile e ha saputo gestire l'ultima gara per portare a casa quei punti che lo determinavano campione del mondo. Io credo che fare dei paragoni sia molto difficile. Chapeau a lui che ha vinto il 4° titolo, certamente nell'era moderna è uno dei piloti che meglio si è distinto per le capacità sia velocistiche, ma anche oggi come complesso totale di gestione. Quindi io non mi permetto di fare dei commenti sul fatto che possa vincere con qualsiasi macchina. No, non con qualsiasi, ha detto proprio McLaren e Ferrari, vista la competitività mostrata da queste due macchine, però giustamente capisco il tuo pensiero. Vado da Umberto Zappelloni per sapere anche la sua opinione in merito alla stagione di Max Verstappen, perché è stata la meno semplice fra quelle vissute, a parte il 2021 che è andata come è andata, sì, però... ha dovuto lottare contro un disgregamento interno della Red Bull a causa di uno scandalo che tutti conosciamo e di una perdita di competitività, forse per l'uscita di Newey dalla squadra stessa, che lo ha portato anche a rischiare. È stato l'anno in cui ha vinto il pilota e non la macchina, l'anno in cui c'è più merito di Max, perché nel 21 l'ha vinto per merito di Michael Masi, che l'ha sottratto a Hamilton, sappiamo tutti come. Negli altri due anni li ha vinti per una superiorità enorme della Red Bull, tanto che Perez era il suo avversario più vicino spesso. Quest'anno ha vinto proprio perché c'era lui alla guida di quella macchina, lo abbiamo visto col distacco di Perez, lo abbiamo visto anche quando la macchina non era la migliore, lui è riuscito a vincere, poi non ha sbagliato quasi mai. Esatto. Insomma, ha fatto sì, quest'anno un paio di errori li ha fatti, è stato anche punito dai commissari, certo, con 20 secondi, in Austria forse esagerato a mostrare le spalle larghe con Norris, però insomma c'è molto di Max, perché quest'anno alla Red Bull c'era bisogno di qualcuno che scacciasse i problemi portati in casa da da Horner. Se ne sono andati in tanti, a cominciare da Adrian Newey, tanti altri tecnici se ne sono andati, però attorno a Max la squadra si è consolidata ed è arrivata comunque alla vittoria. E poi sarebbe la prima volta, se non erro dal 1983, da Nelson Piquet, che il mondiale viene vinto dal pilota che guida la macchina che arriva terza nel mondiale costruttori. Ed è anche questo significa quanto abbia fatto Max con questa macchina. Insomma. Assolutamente, assolutamente sì. Volevo sentire anche il pensiero di Mario Donnini, Autosprint, anche considerando il fatto che il prossimo anno, Max ha detto chiaramente che avendo 27 anni ha ancora tanta fame, ma il prossimo anno molto probabilmente non sarà lui che potrà lottare per il titolo, almeno non con questa Red Bull, o no? Ma guarda, io onestamente dovessi dirti che ho capito chi sarà competitivo domattina, non lo so, e quindi faccio fatica anche a capire quale sarà la scala dei valori del prossimo anno, anche perché oramai la Formula 1 sembra diventata un monomarca onesto, perché esistono due monomarca, quelli disonesti che danno le centraline e fanno vincere chi vogliono e quelli onesti nei quali a ogni gara, a seconda del circuito, della temperatura e del vento, qualcuno può essere favorito su altri. Quindi io, e questa è la splendida incertezza di un ciclo tecnico, oramai alla fine sono tutti lì, sono riusciti a creare questa specie di monomarca mascherato e oramai se la giocano sul filo dei decimi, quindi è difficile. Permettimi una battuta: quando hai citato giustamente Verstappen che diceva io vincerei anche su Ferrari, vorrei ricordare a Max che da la ripresa dell'estate fino ad oggi chi ha fatto più di punti di tutti è stato Leclerc, quindi se da Monte Carlo a metà estate
fosse andata come è andata dopo, non c'era manco bisogno di Verstappen per vincere il mondiale, quindi mangiasse tranquillo, la Ferrari non ha bisogno di lui in questo momento, ha bisogno soltanto di essere più costante. Sicuramente i tre gemelli Verstappen avrebbero portato la vittoria del gemello con la McLaren, ma questo perché è più brava la McLaren. E detto questo, vabbè, io direi che non ci si capisce niente in una Formula 1 del genere. D'ora in poi chi scommette e fa pronostici lo fa sparando nel buio, e questa è la bellezza di come è diventato. All'esperienza di vita di Oscar Berselli volevo chiedere questo: fra i tanti campioni che tu hai vissuto, che tu hai respirato, che tu hai conosciuto, partendo, che ne so io, dal grandissimo Jackie Stewart, che è sempre definito il formidabile campione. No, ma la Nuvolari, tu c'eri già qui. No, no, era bambino quando c'era Nuvolari. Ma dove collochi Max Verstappen? Allora, è molto difficile, perché l'anno che ha dominato vincendo 23 gare su 24, è molto difficile collocarlo. Se giudico lo strong racer, lo metto decisamente nei primi tre. Lo strong racer, se giudico globalmente, non so se è più forte appunto di Stewart. Ricordo Stewart 99 Gran Premi, c'è adesso dentro tre mondiali, un certo Leclerc a 27 anni ne ha 130 di Gran Premi, quindi adesso non è per dare un colpo al cieco e un colpo alla botte. Se devo giudicare globalmente, lo metto lì fra appunto fra Hamilton, fra Schumacher sicuramente, però poi non posso dimenticare Jackie Stewart, le persone. Poi Jim Clark, non ce lo ricordiamo, Jim Clark scommettevano che se non si ferma la macchina vince Clark, ovunque parta, ovunque faccia, quindi è difficile fare paragone. Certo che lui è uno che non sbaglia mai, determinato, velocissimo, cosa gli dice uno così? Assolutamente. Vado in Qatar perché sono le 11:30 della sera praticamente lì in Qatar, e quindi non voglio sottrarre tantissimo tempo a Paolo. Paolo, anche tu, una Formula 1 che arriva lì con il suo campione, e oggi nelle conferenze stampa c'è stato un Lando Norris che ha detto: vabbè, di mestiere può fare anche il comico, a Verstappen, sulla dichiarazione di Verstappen. Sì, questo è vero, perché ovviamente le dichiarazioni di Verstappen, quelle che stavate commentando adesso in studio, sicuramente possono essere anche viste sotto questo aspetto, anche se ti devo dire che se le prendiamo da un altro punto di vista, effettivamente il punto di vista di Verstappen potrebbe essere anche rispettato. Mi spiego, cioè lui cosa ci dice in questo modo? Non ci dice tanto, non vuole essere più tracotante di quello che è e dire io sono talmente campione che con qualsiasi auto, oppure con le due principali rivali di Red Bull, avrei anche vinto il mondiale, ma ci fa capire quali sono le difficoltà che lui ha avuto quest'anno. Cioè, per dire questo equivale a dire che lui sa ancora meglio di quanto non lo sappiamo noi quanto effettivamente siano state profonde le difficoltà, che poi comunque hanno fatto vedere almeno per 10 gare una Red Bull che non era estremamente competitiva, e difatti non aveva vinto più un gran premio per 10 gare. Questo cosa equivale a dire? Che se lui ha sostanzialmente analizzato, ha detto: ma magari la Ferrari ha avuto un inizio di stagione discreto, poi ha avuto la parte centrale dove era problematica e adesso si è ripreso, quindi in un certo senso è come se avesse voluto fare una sorta di patchwork di quello che è questa stagione. Quindi sicuramente non vuol dire io con qualsiasi macchina avrei vinto, ma se andiamo a vedere ci sono delle attinenze effettivamente tra l'andamento prestazionale di ognuna di queste tre vetture, e nessuno ha avuto di queste tre vetture una stagione perfetta, perché chi ha incominciato lentamente, poi dopo dal quinto Gran Premio come la McLaren è sembrata non sbagliare più un colpo a livello tecnico, anche se qualche incertezza sporadica soprattutto in condizioni di limite l'ha avuto, la Ferrari l'abbiamo detto, e poi la Red Bull altrettanto, quindi va visto secondo me in questo contesto.
Ecco, visto che fra pochissimo ci dobbiamo lasciare, volevo avere da te le ultimissime dal Qatar, ad esempio le temperature, visto che sono sempre determinanti poi per la classifica finale di una gara, e soprattutto quei cordoli sono stati messi a posto rispetto allo scorso anno o ci sono ancora pericoli? Ma guarda, ti dico, le temperature sono alte ma non altissime, anche stamattina arrivando in circuito, e non siamo potuti arrivare presto, ma intorno a mezzogiorno, ma per il semplice motivo che la FIA ci aveva informato che per ragioni di sicurezza, nel senso stiamo parlando di security, ovviamente era stato fatto una sorta di blindatura del paddock e anche di tutte le strutture, vale a dire anche la sala stampa, che quindi poteva aprire solo da mezzogiorno. Dico, sono elevate ma decisamente molto più miti di quelle che abbiamo incontrato l'anno scorso. Questo è abbastanza facile capire, perché l'anno scorso eravamo ai primi di ottobre, quindi alla fine, diciamo nella coda estiva, e chiaramente l'estate da queste parti è estremamente calda, quindi c'era un'umidità e un calore pazzesco. Qui sono sì, raggiungono i 30 gradi, ma sicuramente poi nel pomeriggio e nella sera scendono, come ho detto poc'anzi, certamente alle 11 erano 19 gradi, quindi delle temperature non pazzesche, assolutamente sopportabili, non creeranno i problemi che abbiamo visto l'anno scorso ai piloti in termini di disidratazione e fatica. Passando al tema dei cordoli, sì, sono stati modificati quelli delle curve più interessate dal passaggio frequente sui cordoli, e quindi sono stati arrotondati nella loro sommità, diciamo più acuta, quello più appuntita, questo proprio per evitare e ridurre anche quella, come si poteva dire, quella frequenza che l'anno scorso avevano avuto. Era una frequenza molto elevata di 110 Hz, quella che ci aveva sottolineato l'anno scorso Mario Isola, e con quella frequenza c'era stato quel problema a livello di carcassa del pneumatico. Ecco, dovrebbe essere definitivamente scongiurato. Bene, grazie Paolo, buon Gran Premio, buon lavoro. Noi ci rivediamo collegati con l'ultima gara che sarà in programma ad Abu Dhabi la settimana prossima. Grazie Paolo. Volevo ringraziare anche Giancarlo Minardi. Ciao Giancarlo, grazie per essere stato con noi questa sera. So che ci devi lasciare anche tu a quest'ora, e quindi però con la promessa che giovedì ci sarai di nuovo. Non ci sono giovedì, ho già un impegno purtroppo. Entriamo nel mese di dicembre, dove le cene, i consigli, le assemblee ci sovrappongono. Purtroppo giovedì non ci sono, però ci sarò per il gran finale, dai. Perfetto, allora ti aspettiamo per il gran finale. Grazie Giancarlo. Ciao Giancarlo. Un abbraccio a tutti. Ciao Giancarlo. Ciao, andiamo in pubblicità e rientriamo, perché non abbiamo ancora finito con il discorso di Max. A fra poco. Bene, eccoci nuovamente insieme, siamo su Max Verstappen. Molti di voi ci chiedono, ma dov'è finito il gioco questa sera? Il gioco questa sera ve lo presento con mezz'ora di ritardo, perché? Perché sono due, tre puntate che voi, come ha fatto Maurizio, che è qui insieme a noi, i primi 10 minuti lo indovinate in tre, e faccio fatica a capire chi per primo ha mandato il messaggio. No, sto scherzando. Eccolo il gioco di questa sera, non è facilissimo, e vi presento immediatamente la foto finale. Ho chiesto proprio alla nostra regista Ambra di non darci la prima foto che era stata ritoccata, ma la foto finale. Che cosa vogliamo sapere? Guardate bene tutta la foto, è bene dove è ambientata questa foto, dove ci troviamo. E vorrei sapere il nome di quel signore che ha la giacca bianca, il giubbettino bianco, chiaro, e il signore che gli sta di fronte con il maglione nero. Chi sono questi due signori? Guardate bene. Uno lo si riconosce immediatamente, l'altro di spalle un po' più difficile da riconoscere, perché appunto è di spalle. Ma se voi guardate il contesto della foto, sicuramente ci arrivate, perché il contesto della foto vede dei materiali che appartengono ad un certo periodo. Chi sono questi due signori? Allora vorrei il vostro nome di battesimo, il comune dal quale ci scrivete, e poi
le risposte al 335-7799-299. Per chiudere il discorso di Max Verstappen, parto dalla signora, da Rachele. Rachele Somaschini, a te piace Max Verstappen? Ti è piaciuto questo campionato? Allora, sì. Bisogna dividerlo in due parti. Sì. La prima parte, dove vinceva tutte le gare, praticamente quasi non mi veniva neanche più voglia di accendere la TV, perché sapevamo già come finiva. Come quando inizi un film e sai già come finisce. E quella parte, diciamo che non è che mi abbia appassionato più di tanto. Non ti ha entusiasmato. C'è stato l'apice a Monza, non solo perché è Monza, ma in generale tutto quello che è stata quella gara, proprio da lacrime. E lì mi si è riattivata un attimino, diciamo, la passione verso questo campionato. Quindi abbiamo iniziato a vedere diverse persone, diversi, diciamo, competitor che vincevano. E allora ho detto, cavolo, qua sta per succedere qualcosa. Attenzione. Poi alla fine sappiamo che macchina da guerra Verstappen, dritto per l'obiettivo, l'ha conquistato. Io non avevo grandi dubbi, però per un attimo abbiamo creduto a qualcosa di diverso. Ma hai visto il Gran Premio del Brasile? Sì, no, eravamo in macchina, io e il presente mio navigatore, quindi sì. Eravamo in gara, ho letto tante cose, ho visto le varie diatribe, soprattutto Leclerc, eccetera. Ti dirò, è una macchina da guerra. Come ha guidato, la sensibilità che ha dimostrato di avere su una pista difficilissima. E lì se l'è meritato, onestamente, chapeau. Giù il cappello, ha meritato tutto quello che ha ottenuto. D'accordo con te, Rachele. Poi presenteremo il tuo navigatore quando sarà il momento. Non è contento. Gianluca, lo so che ti ho lasciato per ultimo. Per dire qualcosa di diverso, la dichiarazione che ha detto che ha rilasciato Verstappen, cioè avrei vinto anche con McLaren e Ferrari. Sì, sicuramente non fa un complimento a Norris, ma non fa un complimento neanche alla Red Bull, perché praticamente sta un po' snobbando, e secondo me fa bene, tra virgolette, perché comunque stai dicendo ho vinto praticamente da solo, la macchina non mi ha aiutato particolarmente. Lui, secondo me, è stato bravo, ma si è proprio preso la macchina sulle spalle. Per molti gran premi il suo muretto era perso ed era lui che dalla macchina dava le indicazioni. E comunque ha fatto un finale non tanto, sì, sicuramente l'ha vinto per i gran premi che ha vinto nella prima parte dell'anno, però non è stato un mondiale alla Brown GP, per cui è finito incalando, è finito anche con un guizzo finale che... Interessante. Bene, detto questo, lasciamo ormai da parte il buon Max Verstappen e andiamo in casa Ferrari, al box Ferrari. Ma che cosa è successo in Ferrari? Ferrari è successo che hanno dovuto lasciare andare chiaramente le due Mercedes, poi parleremo della stella che ha brillato nella fredda Las Vegas, ma alla fine c'è stato Charles Leclerc che ha sbottato come mai gli era capitato prima. E il nostro montatore ha pensato anche a questo brano musicale da dedicargli. Vediamo il servizio. Io sono arrabbiatissimo, arrabbiatissimo, arrabbiatissimo. E batto i piedi, batto le mani, digrigno i denti, e stringo i pugni, e guardo in su, e guardo in giù, ancor più giù. Ancora di più. Mancano due gare alla fine della stagione, ma forse per Leclerc il campionato si potrebbe chiudere qui, perché ho fatto il mio lavoro, ma lui, Carlos, mi frega tutte le volte, tutte le fottute volte, come sempre. E non è molto bello, è questione di rispetto. So che devo stare zitto, ma a un certo punto la situazione è sempre la stessa. Raccogliamo quel cavolo che vogliamo. Merda, merda, merda. Mi spiace, è anche colpa mia, per la prima parte di gara anch'io stavo guidando di merda. Non sono stato contento del comportamento di Carlos, perché ci sono cose che ci diciamo e oggi le cose sono andate diversamente. Ma va bene così, per il Mondiale Costruttori non cambia nulla. Cambia certamente nella mia lotta con Norris per la seconda posizione, mi spiace un po'. Questo il commento a caldo di Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz non ha voluto commentare l'accaduto, affermando che risolveranno la cosa in privato. Fred Vasseur si aspettava una vittoria che non è arrivata, ma nonostante la differenza punti con la McLaren sia ancora di 24 lunghezze dopo Las Vegas, crede che la rincorsa al titolo per la Ferrari sia ancora aperta. No! Io sono arrabbiatissimo, arrabbiatissimo, arrabbiatissimo.
Allora, era davvero arrabbiato Charles Leclerc, poi lo hanno portato dentro nel box, il buon Carlos Sainz ha detto non parlo davanti ai media, ma ci parlo con lui, e infatti sono arrivati poi in Qatar 5 giorni dopo. E oggi esatto. Leclerc ha detto che sono cose che capitano, si sono chiariti, e che esatto. hanno rifatto la pace e lotteranno insieme per portare alla Ferrari il mondiale costruttori. Ma come lo si può vivere questo? Ma ci sta, insomma, il tuo compagno di squadra è da sempre il tuo primo avversario, insomma, quindi ci sta che tra lui e Carlos ci sia stato un attrito che io mi aspettavo si accendesse anche molto prima, vista la situazione con Carlos lasciato a casa all'inizio del campionato. Invece si è arrivati fino alla terz'ultima gara del mondiale e hanno anche collaborato bene. D'altra parte non potevi pretendere che Carlos si occupasse anche del secondo posto nel mondiale piloti di Leclerc, perché lasciarlo passare voleva dire regalargli 2 punti per il mondiale piloti, ma sinceramente a Sainz che cosa gliene frega a questo punto, dovendosene andare. Per la Ferrari non cambiava niente avere terzo lui o terzo quell'altro, alla fine la squadra ha portato a casa i punti che poteva portare a casa. Io credo che alla fine di un campionato come questo ci sta una minima ribellione di Sainz, non la vedo una cosa così scandalosa. E invece Charles deve un po' incominciare a capire che certe cose deve ottenerle da solo, non aspettare dei favori dal suo compagno di squadra. L'anno prossimo sarà tutto più difficile quando avrà di fianco Hamilton. E infatti, perché sai, Sainz lo puoi mandare a quel paese 3 volte via radio, lo fai una mezza volta con Hamilton e poi questo ti ribalta dopo. Quindi insomma deve incominciare a pensare all'anno prossimo, che non potrà avere lo stesso atteggiamento. Ecco, Umberto ha detto una cosa che io condivido, ma l'anno prossimo è domani, Oscar? Cioè, se capita una cosa del genere, anche perché, diciamo come stanno le cose, il buon Leclerc ha questo carattere da sempre, fumantino, no? Se non fosse di Monte Carlo si potrebbe dire che è di Canicattì o di Catania, no? Proprio un bel carattere di quelli decisi. E non l'ha mai cambiato in tutti questi anni. No, guarda. Quindi è impossibile cambiarlo per l'anno prossimo. Anche perché da manager, ok, la squadra aveva un obiettivo, l'ha centrato in pieno, cosa gliene frega uno o l'altro, così, non porta un euro in più, né in meno, sarebbe primo nato. Da pilota posso capirlo se si è sentito tradito personalmente per accordi presi fra di loro che non conosciamo. Ma questo signore è un anno che è lamentoso, c'ha sempre una scusa, è perché questo, è perché quello, se ho sbagliato perché, c'è sempre un perché. Questo signore ti è stato davanti venerdì, sabato in qualifica ti ho suonato come un tamburo, prova ne sia che è partito davanti. Domenica in gara e deve prego si accomodi, con che diritto, a che pro? Perché? Nota, c'è una piccola chiosa. Quel signore ha davanti 5 anni a 30 milioni l'anno. Io ne ho davanti uno che non so quando e come mi qualificherò. Uno a 10 milioni e poi vedremo. Vuoi che pensi un po' a se stesso? Questo ragazzino viziato tira giù la visiera e cade a fare il pilota. Quando la tira su deve entrare un uomo. E un uomo si diventa a 20, a 27 o mai. Mario! Questo è pan per i tuoi denti. Ma guarda, io pensavo che fosse il principe dei manici. Dopo quello che ha fatto, ho cominciato a pensare che è semplicemente il principino di Monaco. Lui ha la repellenza per tutto ciò che è rosso, che vede davanti ai suoi occhi. Cioè lui non sopporta la presenza di un compagno di squadra nelle vicinanze. Ha questa idiosincrasia, che lui lotti per il secondo posto mi fa ridere. Io non ho mai visto un pilota che lotta per un secondo posto. O lotti per il primo, stai tranquillo, puoi lottare per vincere un gran premio, questo sì, ma il secondo posto è una balla, tanto più col tuo compagno di squadra licenziato pretendi cose da lui, ma stiamo scherzando. Cioè è sempre scontento, ne ha sempre una. Ha un atteggiamento che è impossibile non pensare che si ritroverà con il pilota più abrasivo, più coniglio mannaro e più terribile nella convivenza nella storia recente della Formula 1, cioè Lewis Hamilton. Cioè Lewis Hamilton è un asfaltatore. Lewis Hamilton, pur perdendo un mondiale, ha mandato in pensione Rosberg, che non ne poteva più di quel clima lì. Cioè, e adesso se penso che questi due si ritrovano vicini per 2 anni,
in un duello che non avrà rivincite, perché chi perde se ne va a casa, esce dal mercato e probabilmente esce dai top team della Formula 1. Allora penso che l'anno prossimo la Ferrari darà vita a un campionato nel campionato, cioè ci saranno due classifiche, una per il mondiale e una per chi vince tra Hamilton e Leclerc. Però se Leclerc fa così, cioè se esce così di testa, si mette nei guai. Cioè era partito tanto bene che era la vittima, era la pecorella del lupo Binotto col ditino ad unco. Sainz era il cattivo che gli aveva rubato la vittoria in Gran Bretagna, la prima vittoria quando lui ancora era in gara per il mondiale. Era tutta una bellissima favola alla quale abbiamo creduto e gli abbiamo voluto bene. Però adesso quello che stiamo vedendo, un Leclerc nervoso, trafelato, geloso. Cioè io non ho mai visto un pilota geloso. Questo è il pilota geloso dell'altro licenziato. Io credo che arriverà Hamilton e sarà sottoposto al più grande esame, non agonistico, non solo agonistico, ma caratteriale della sua vita. E attenzione, perché chi cade non si rialza più. Come in Highlander, ne resterà soltanto uno dei due in piedi. Ma cosa si aspetta? Che oh, aspetta Oscar. A Hamilton, fai passare ma quello. No, ma no. Togliti. Ok, ai. Ma no, Oscar, aspetta un attimo, perché devo dare la parola anche a Rachele. Rachele, no, durante la pausa Rachele mi aveva detto, anzi no, durante la pausa, in diretta hai detto, io mi sono emozionata venendo a Monza. Monza, Leclerc ti ha emozionato. Ma cosa ne pensi effettivamente di questa disamina piuttosto dura? Anch'io ci sono rimasta male quando ho letto la notizia, poi ovviamente a posteriori perché ero in macchina, ho detto ma dai no, non è vero, cioè ho guardato se fossero fonti attendibili che e invece è successo veramente. Poi l'ho sentito e ho detto oh madonna, chi abbiamo conosciuto fino ad adesso? Quindi sicuramente è stata una reazione esagerata. Io sapevo già di, diciamo, questo retroscena di Leclerc un po' fumantino, perché ci siamo allenati nello stesso posto, che è questo Formula Medicine a Viareggio, sì. E lui era proprio andato lì per risolvere, diciamo, i suoi impulsi e sembrava ci fosse riuscito fino a un certo punto. Quindi appunto, come dice Mario, io ho già i popcorn pronti per l'anno prossimo. Beh, almeno questo, sì, sì, questo risultato l'ho ottenuto. Gianluca, aspetta Oscar, se ci ricordiamo quello che è successo in gara, è assolutamente fuori contesto quello che ha detto Leclerc, perché alla fine si è qualificato male, è partito indietro, a un certo punto Sainz, che pure non è stato particolarmente aiutato dalla Ferrari che l'ha ritardato nell'ingresso ai box, gli stava dietro e alla Ferrari gli ha detto Sainz non ti metterà pressione, non gli ha detto non ti sorpasserà. Si è trovato davanti un pilota oggettivamente più lento, l'ha sorpassato tranquillo, non è che gli ha tirato una staccata a ruote fumanti, quindi Leclerc non ha capito cosa stava succedendo in pista. Poi questo è un signore che ha avuto come primo compagno di squadra Marcus Ericsson, quindi non proprio Fangio, poi ha avuto Vettel sul viale del tramonto, adesso ha un pilota solido come Sainz, è un crescendo, l'anno prossimo sarà probabilmente, vedrai. E lui si è trovato in quella situazione perché ha fatto un errore andando ad attaccare troppo Russell, esatto, era partito molto bene, esatto, ma se non attaccava così Russell consumando le gomme, probabilmente avrebbe avuto altre chance. Si è veramente buttato in una buca da solo e poi dava la colpa agli altri. Assolutamente sì. Cosa voleva? Maurizio. Ricollego un po' quello che ho detto prima, sì. Sì, perché questo è l'esempio che i mondiali, se vuoi vincere un mondiale non puoi vincerli pensando di che l'altro ti faccia passare, e quindi mi ricollego anche un po' a quello che ha detto Oscar, il campione lo vedi anche quando ti togli il casco, quando togli la visiera, eccetera, quando alzi la visiera. Certo. Più che fumantino io lo vedo come un bambino nell'angolino in castigo che si lamenta. E secondo me la Ferrari ha sbagliato, ha dato via al Carlo sbagliato. Beh sì, per te che hai detto che ti piace Sainz, ci credo. Capisco da che parte. Allora andiamo avanti, facciamo un passo in avanti e andiamo a vedere chi invece Las Vegas l'ha dominata, le Mercedes. Here's a
Education con George Russell e doppietta in gara. La Mercedes ha sorpreso tutti con un fine settimana perfetto che ha regalato ai due piloti una gara da urlo, dentro la quale Russell non ha faticato a mantenere il comando allungando dopo i primi giri, mentre Lewis Hamilton, partito dalla decima casella per un suo errore in qualifica, ha rimontato con una facilità disarmante, chiudendo alle spalle del compagno, staccato di soli 7 secondi. Motivo della straordinaria competitività della Mercedes a Las Vegas? Né Russell né Hamilton alla fine della gara sapevano darsi una risposta ed entrambi hanno affermato di essere stati aiutati dalle basse temperature. Allora, una Mercedes che nessuno si aspettava, Umberto, e invece lì... Ma neanche loro, perché alla fine è stato bello, perché tutte e due hanno detto, non abbiamo capito perché siamo andati così veloci, sia Hamilton, che comunque ha fatto una grande rimonta, è Russell, la prima volta che si è fatto una considerazione di questo tipo. Ma è una Mercedes che è evidente che a quelle temperature, faceva freddo a Las Vegas, perché si è corso di notte nel deserto, va meglio. Se hai visto, la Mercedes ha fatto gare molto buone quando le temperature erano basse, quando la pista era molto liscia, come era la pista di Las Vegas. Non so se si ripeterà nei prossimi Gran Premi. Devo dire che Russell ha fatto un weekend perfetto, perché non ha sbagliato assolutamente nulla, e quello che preoccupa sempre in prospettiva futura è quanto quest'anno Hamilton abbia patito in qualifica Russell, perché ha perso 17 volte su 23, è tantissimo. Cioè, Russell è bravo, ma non è quel fenomeno in qualifica che era Lewis ai suoi tempi, insomma, quindi non vorrei che avesse perso qualcosa in qualifica. Poi in gara, lo vediamo anche dalla classifica del mondiale, comunque si è rifatto Hamilton, però ecco, l'anno prossimo la sfida in qualifica Hamilton-Leclerc diventa molto interessante, perché Charles è uno che in qualifica dà tantissimo. La Mercedes non so se ha ritrovato la strada giusta, come lo diceva all'inizio Mario, quest'anno è difficilissimo fare le previsioni per un... non sappiamo come andrà domenica in Qatar, figuriamoci se possiamo sapere come andrà l'anno prossimo, però l'anno prossimo il sogno è avere 4 squadre che possano veramente lottare per il campionato del mondo, 4 squadre e magari anche 8 piloti, se Perez verrà sostituito da un pilota degno nella seconda. Oscar, si è spento un po' nel giro veloce Lewis Hamilton quest'anno, numeri che ha citato anche Umberto. Sì, i numeri dicono di sì, quindi certo. I numeri sono indiscutibili, però io, conoscendo l'andazzo, ti dico che a differenza di un ragazzo che ha un anno in meno dei fenomeni Leclerc e Verstappen, ha vinto gli stessi Gran Premi di Leclerc, cadendo nel periodo più nero Mercedes in discesa totale, sbagliato macchina 3 anni, eppure questo signore più o meno, vedi che ci siamo. Hamilton le ha prese tante volte, sai quando? Quando si siede nella macchina, fa 5 giri e capisce che non c'è trippa per gatti, allora dice alt, rischia niente, non si fa male niente, ne frega. Quando, non appena si accende la lampadina che vede una lucina in fondo al tunnel, torna l'Hamilton cannibile, vedi Silverstone, vedi, quando capisce che ce n'è, se no secondo me è quello, un ragazzo di 26 anni con una carriera davanti che ogni volta dimostra che va più forte di Hamilton, sta vendendo se stesso, perché oggi chi dice che Russell è meno veloce o meno capace del signor Norris o del signor Leclerc? Nessuno può dirlo, quindi secondo me la chiave di volta è quello lì. Poi in gara, come dici tu, una gara, questo parte decimo, al quarto giro è a 21 secondi, perché uscire dal mucchio, figurati, no? Non c'è una safety car, mai successo, non si ferma nessuna macchina davanti, li passa tutti, arriva a 4 giri alla fine, a 4 secondi da chi è partito in pole, poi ha capito che non lo prendeva o gliel'hanno detto. Pensa se non sbagliava in qualifica, perché lui ha sbagliato in qualifica. Ma questo gli ha mangiato 20 secondi al suo compagno. Però il ragionamento che faceva Umberto non era male, cioè l'anno prossimo il confronto tra un Leclerc che è velocissimo sul giro veloce e un Hamilton che quest'anno comunque ha dimostrato che sul giro veloce un po' si è fermato, per mille ragioni, che si riaccenderà sicuramente l'anno prossimo. Speriamo. Sì, beh, comunque Leclerc è, credo, il pilota più veloce in qualifica, perché ha fatto una quantità di pole impressionante con la macchina che ha, quindi in effetti in qualifica penso che Leclerc abbia un vantaggio su Hamilton, poi sulla visione di gara, sul resto,
personalmente penso che Hamilton sia molto più forte di Charles. Tutto vero, ma volete che vi ricordi quante volte Sainz è partito davanti a Leclerc? Tante volte. Mario Donnini? Tutto vero, ma... Guarda, io parlavo con Mattias Lauda, no? E parlavamo proprio di suo padre e Prost nell'84 e a me sembra una situazione che ricorda molto quello che vivremo, cioè attenzione, non sto paragonando le persone, sto paragonando le rispettive stagioni della vita. A me Hamilton sembra il Lauda dell'84, cioè uno che non tira il collo in prova, però ha una visione di gara saggia, geniale, sa risparmiare, sa spendersi. Prost sembra Leclerc, Leclerc sembra Prost, cioè o quel Prost che era il Prost prima di Senna, quindi non era ancora o cauteloso, era uno che ci dava del gran gas e anche troppo. E quindi vivremo uno dei classici duelli, quello tra il vecchio e il giovane, o comunque tra il maturissimo e l'abbastanza maturo. Però attenzione, perché io prevedo che sarà un duello in un valetudo, sarà un duello che comincerà presto e sarà un duello che sarà fatto soprattutto di stampa, di dichiarazioni, di frecciate, di mezze parole, sarà una lotta di nervi devastante. Io prevedo questo. Poi se mi sbaglio sarò il primo a dire che non l'avevo capita la cosa. Però adesso se potessi scommettere, l'unico dollaro che scommetto, non lo scommetto sui pronostici come dicevo prima, ma lo scommetto sul fatto che questi due si scanneranno, ciascuno a modo suo. Lewis lo cuocerà a fuoco lento e l'altro cuocerà come la frittura quando il fuoco è troppo forte, cioè schizzerà dappertutto. Sarà veramente un campionato nel campionato. È stato troppo duro, Rachele, Mario Donnini, nella sua disamina. Cosa ne pensi? Perfetto, direi. Perfetto, anche col parallelismo sulla cottura, direi di sì. Sì. Hamilton sicuramente ha maturissimo un'esperienza tale che secondo me se lo rigirerà su un po' come... Cioè, ha fatto andare fuori di testa Rosberg, Hamilton. L'anno in cui ha vinto il mondiale. Però ieri hanno detto, ma perché ha preso un pensionato che abbiamo un campione in casa? Tutti ferraristi. Adesso stiamo un po' rivedendo le posizioni, figurati dopo le prime foto vestito di rosso, figurati. Bene, detto questo, vediamo, andiamo un attimo in pubblicità, rientreremo fra pochissimo e vi riproporrò il gioco perché ancora non ci siete arrivati. Bene, eccoci nuovamente insieme. Scusate, sto sorridendo perché ci siamo impegnati nella pubblicità. Sì, ci siamo impegnati nella pubblicità a cercare il nome di questi due signori. Amber, per favore, metticela tutto schermo sta foto. Eccola qui, guardate bene. Anzi, vorrei chiedere, dato che aveva il microfono chiuso, volevo chiedere proprio a Mario Donnini di mandarmi il solito messaggino, perché lui solitamente li indovina. Chi sono quei due signori? Stiamo cercando il nome, anzi il cognome, per dire la verità, di quei due signori. Quello col giubbetto bianco, attenzione, sono due nomi importanti nel motorsport. Quando ve li dirò direte, caspita. Allora, il giubbetto bianco lo si conosce perché gli avevamo tolto la capigliatura, poi gliel'abbiamo fatta rimettere all'ultimo momento perché ho detto, così almeno uno è abbastanza facile. Però il contesto della foto vi dovrebbe portare al secondo personaggio, quello girato di spalle. Attenzione, non quello con i baffetti che è un fotografo giornalista, ma quello girato di spalle che sta parlando con il signore dal giubbetto bianco. Chi è? Guardate il contesto della foto e guardando il contesto della foto proprio Rachele ci è arrivata poco fa in pubblicità. Però noi non lo diciamo, quindi andiamo a vedere l'ultimo servizio per quanto riguarda Las Vegas, perché poi parleremo ancora di Formula 1 ma di un'altra cosa che è successa proprio in settimana. Andiamo a vedere in casa McLaren che cosa è successo. Felice
per il secondo posto in classifica perché non potevamo certamente fare meglio di così. Sono queste le parole di Lando Norris al termine del Gran Premio di Las Vegas. Nonostante la matematica non lo confermi ancora al secondo posto della classifica piloti, la mente di Lando è già rivolta al prossimo anno, quando afferma che nel 2025 disporranno di una monoposto che gli consentirà di vincere fin dalla prima gara, e già sono emozionato solo al pensiero. Per il costruttori speriamo di rimediare i problemi avuti qui a Las Vegas, perché l'auto era veramente difficile da guidare. Andrea Stella si è invece concentrato sul presente, affermando che non molto tempo fa l'idea di essere in lizza per il titolo sarebbe stata incredibile, impensabile, ma ora è realistica e dobbiamo portare a termine il lavoro. Allora, sorrido perché mentre andavo al servizio ho dato un'occhiata agli ultimissimi messaggi che sono arrivati e dico a Davide da Santiago, che ci sta scrivendo, che il primo l'hai preso, perché, e non dico il nome, ma del resto è molto facile da capire di chi si tratta, quello col giubbetto bianco. Il secondo, ti garantisco, non è Oscar Berselli, te lo garantisco, non è Oscar Berselli, è un personaggio molto più importante nel motorsport, vero Oscar? Sì, certo. Bene. Adesso che so anch'io chi è, pensavo fosse Benny Bonaventura, cavolo. No, non è un giornalista, noi proponiamo piloti. E non solo piloti, campioni veri, perché se avete indovinato chi è di faccia capite che la statura è molto 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 peccato alta. Che lì non lo era ancora campione. Allora andiamo però a parlare di questo Lando Norris. Umberto, sembra quasi che abbia perso un po' lucidità, perché lui ha detto vabbè, mi accontento del secondo posto, ma la matematica ancora non glielo garantisce il secondo posto. Glielo garantisce, anche se 21 punti mi sembra che siano di distacco, sì. sono comunque abbastanza, però lui questo mondiale lo ha perso, cioè, e lo ha perso un po' male. Il mondiale con la macchina che per gran parte della stagione è stata la miglior macchina, ha buttato via tante occasioni lui e il suo team. Insomma, Verstappen non ha tutti i torti quando dice che lui con la McLaren avrebbe vinto il campionato del mondo, lo avrebbe vinto il mondiale guidando la miglior macchina, sicuramente. Per cui Lando Norris mi sembra, nonostante sia un ragazzo veloce e anche simpatico, che gli manchi, non abbia fatto quel salto di qualità, non abbia mai avuto quella cattiveria necessaria per vincere i Gran Premi e vincere poi il campionato del mondo. In certe situazioni il suo compagno di squadra, Piastri, è sembrato fin più aggressivo e determinato di lui. Lui mi è sembrato quasi che si è accontentato della situazione durante tutto l'anno e non abbia creduto fino in fondo alla possibilità di scavalcare Max nella classifica dei piloti, e invece per una parte della stagione c'è stata questa possibilità, ma lui ha perso veramente tante occasioni, insomma. Mario Donnini, Lando Norris, una scarsa lucidità dalla metà stagione in poi o veramente ha presentato le sue credenziali per quello che sono? E poi ci metto un'altra carta insieme, l'anno prossimo c'è anche Piastri. Sì, guarda, io ricordo quest'inverno, ci ho parlato mezz'ora con Norris e io ricordo che io gli raccontavo di Chris Amon, gli dicevo guarda è ora che ti muovi, perché se non esci da questa situazione poi diventa una camicia stretta, no? Sei quello che ha disputato più Gran Premi senza vincerli tra quelli in attività. E lui mi diceva guarda, ti giuro che alla prima occasione vera vincerò un Gran Premio, te lo giuro, tu vedrai che ce la faccio sicuramente, dammi un'occasione e io vinco. Tutto questo per dirti, è passato dal dover dimostrare che era in grado di vincere un Gran Premio, improvvisamente si è trovato sulle spalle il peso e gli occhi di tutto il mondo perché doveva vincere il Mondiale. E è chiaro che è stato un target e una nomination che l'hanno mandato in confusione. Cioè lui ha avuto un crollo psicologico perché non è riuscito a recitare fino in fondo la parte del protagonista a sorpresa, quando pensava di essere il miglior attore non protagonista, ma non credeva di competere per l'altro Oscar, e Oscar esce sempre fuori, e quindi automaticamente si è trovato in difficoltà. Però voglio dire una cosa, Piastri non ha fatto altro che rompergli le scatole, le uova nel paniere,
e sto citando delle metafore per non dire complemento oggetto che avrei intenzione di utilizzare. Cioè, a volte mi domando se Leclerc è partito di testa per l'influsso negativo di Sainz, come lui dice, o la scarsa correttezza, cosa dovrebbe dire Norris, che ha avuto Piastri che non l'ha mai aiutato, che non si è mai frapposto tra lui e Verstappen se non dopo i primi team order in Brasile, tra l'altro nel Gran Premietto che non serviva oramai più a niente. Cioè, voglio dire, è stato non solo deludente dal punto di vista dei piloti McLaren l'anno, perché la macchina più forte si è ritrovata col pilota psicologicamente più debole, cioè Norris, e con quello agonisticamente più incostante, cioè Norris. E comunque la pazienza di Norris, che non ha mandato a quel paese Piastri per come si è sempre comportato, cioè facendosi solo ed esclusivamente i cavoli suoi fino al Brasile, dimostra quanta di pazienza ne abbia poca Leclerc. L'amato la McLaren come una delle squadre più belle di questa stagione, proprio per aver scelto questi due giovani protagonisti che anche nel mondo dei social stramati. Però alla fine dei conti ci rendiamo appunto conto che la squadra così gestita così non funziona. No, non funziona, beh, dipende, perché comunque ormai, mai dire mai, ma il mondiale costruttori ce l'ha portata di mano, perché dopo la gara incostante della Ferrari a Las Vegas, comunque è molto probabile che questo a loro se lo portino a casa, quindi almeno quello ha pagato. Poi sai, per il resto la McLaren aveva scommesso su Norris tanto, gli aveva fatto un contratto lunghissimo, ci aveva visto il suo futuro, ma quest'anno non è stato così, lo abbiamo detto, anche perché Norris è partito tantissime volte in pole position e poi alla prima curva in prima posizione c'era qualcun altro, lui era terzo, quarto, quinto. Secondo me la McLaren ha due cavalli e adesso sta guardando più al cavallo australiano, quindi a Piastri, quindi tanto male non va, perché piuttosto che avere un pilota su cui hai puntato e una seconda guida che poi alla fine ti ha deluso il primo, comunque ha una buona opzione per l'anno prossimo, quindi non era questo l'anno in cui doveva vincere il mondiale piloti, quindi gli va bene. Oscar, davanti a un Lando Norris che ha detto vabbè, il mondiale è finito, il suo mondiale era finito, c'è stato un Andrea Stella che invece no, dobbiamo tenere alta la concentrazione perché c'è il campionato costruttori, che diventa l'obiettivo reale, concreto. Ma certo, è l'unico che hanno e secondo me è l'unico che avevano anche prima di questa gara. Io ci metterò pochissimo, ma una chiosa ci vuole. Ragazzi, arrivi qui, è l'ultima chance che hai per tenere vivo un obiettivo. Parti davanti, tutto quello che vuoi, e poi finisci sesto e settimo, quell'altro addirittura 5 secondi perché si è posizionato male, tutto quello che vuoi, e poi dai del giullare alle dichiarazioni provocatorie fino a un certo punto di Verstappen, che secondo me ha il doppio della ragione che pensa di avere. Parere personalissimo, discutibilissimo, questo vinceva il campionato al mondo con la Ferrari e con la McLaren, da tutto l'anno che diciamo è la miglior macchina, è la miglior macchina. Tu sei lì, ok, la temperatura c'è, freddo per tutti, ti giochi l'ultima chance che hai e fai sesto. Quindi non ci sono scuse, non c'è un pistop, la safety car, ti è uscita una gomma, quindi zitto e mosca. Parti in prima fila in Brasile e arrivi dietro al gelataio, l'altro parte 17esimo e vince, e tu dici che è solo fortuna, non talento, e adesso dici sono eccitato il pensiero che subito dalla prima gara l'anno prossimo abbia una macchina pronta a vincere. Intanto, come hai detto tu, devi cominciare a battere Piastri, perché non sarà Schumacher, Piastri, quello che vuoi, ma ha un anno e mezzo in Formula 1, l'anno prossimo qualcosina che abbia imparato, e non è più lento di Norris. In quanto a decisionista lo vedo anche meglio, pur se è molto, molto più giovane. Quindi secondo me piano fare certe dichiarazioni, perché voglio dare anche un colpo alle dichiarazioni di Verstappen. Ho sentito dire giustamente che è pro forma, no? Però non ha fatto un complimento alla Red Bull. Ok, invece lo faccio io un complimento alla Red Bull. Bistrattata,
squadra spaccata, macchina di tutti, ne abbiamo dati di tutti i colori. Con un secondo pilota normale, non Senna, non Hamilton, non normale, Piastri, va bene, vincevano anche il mondiale costruttori. Quindi, beh, qui sminuisce un po' il valore di Verstappen, credo, perché no, secondo è più me forte è che già che valore di Verstappen. Però il mondiale costruttori è stato ha fatto da solo, ragazzi, l'altro si è avuto il cervello. Si è avuto il cervello. Quando la macchina andava, l'altro arrivava al podio. Eh sì, le prime due infatti, gare, quando non andava, primo secondo, primo secondo. Quando non andava, questo ha fatto due volte secondo, ha vinto un gran premio, si è tenuto vivo il mondiale fino a vincerlo. L'altro disperso perché nel deserto. Verstappen, cosa ne pensi tu, Rachele? Sono due piloti molto rucchi, molto acerbi e mi sembrano più piloti da vincere la gara e non il campionato. Cioè la mentalità da campionato è ben diversa. Forse manca anche al muretto box qualcuno che sappia coordinarli. Questo sicuramente, io mi concentro un pochino più sui piloti perché tendo a capirli un pochino di più. Certo. L'altra parte più, diciamo, tecnica sono un po' carente forse, però ti dirò, li vedo molto improntati al do tutto in questa gara, poi la prossima si vedrà. Invece la mentalità a lungo termine di chi vuole vincere un campionato a parer mio è un po' diversa. Adesso poi che il campionato è lungo 24 gare, tanto di più. Indubbiamente. Benissimo, detto questo andiamo ad aprire l'ultimo argomento che riguarda la Formula 1 prima di passare a rally con il Monza Rally Show, il mondiale e tutte le novità che ci sono. L'ultimo argomento è l'altra novità di questa settimana. La prima l'abbiamo discussa all'inizio, cioè il Gran Premio d'Italia che rinnova per 6 anni. La seconda è che finalmente nel 2026 entrerà la GM Cadillac con anche Mario Andretti. Vediamo il servizio. Di 15 giorni dalle dimissioni di Greg Maffei da Liberty Media, arriva la notizia dell'accordo di massima tra Formula 1, General Motors e Cadillac per la realizzazione dell'undicesimo team di Formula 1 a partire dal 2026. La conferma è arrivata dal presidente della FIA, Ben Sulayem, che ha confermato di lavorare per favorire la richiesta di portare un team a marchio General Motors Cadillac sulla griglia di partenza del 2026. General Motors Cadillac sono la dimostrazione della crescita della Formula 1. Questo il pensiero espresso da Stefano Domenicali a nome di Liberty Media. Nessuna delle due parti ha citato il nome della famiglia Andretti, ma dalla General Motors fanno sapere che Mario Andretti sarà direttore del board del team. Allora, l'ultima immagine l'ho fatta bloccare proprio per spiegarla, dal 2026 quindi entrerà la GM Cadillac con un motore che verrà scelto tra il Ferrari, il Mercedes e l'Honda, ancora non si sa quale, e dal 2028 invece entrerà in, verrà montato il motore della Cadillac. Umberto. Ma finalmente è stata fatta giustizia, non aveva senso tenere fuori la GM e il team di Andretti. Alla fine se ne sono andati i due protagonisti perché Michael Andretti è uscito di scena. E chi lottava contro la Andretti se n'è andato da Liberty Media, quindi alla fine si è arrivati alla conclusione giusta, anche perché essendoci un team americano che voleva entrare a tutti i costi e vedendo quanto conta oggi l'America nella mondiale di Formula 1 con 3 gran premi, con i padroni che sono americani, insomma, non aveva senso tenere fuori. I team hanno cercato di fare ostruzione perché dividere la torta in 10 è una cosa, dividerla in 11 è una cosa diversa. Poi arriva un grande costruttore come GM Cadillac, quindi che qualcuno non volesse cedere un po' del patrimonio di sua proprietà ci stava, però ha senso avere un undicesimo team, cioè. L'importante è che sia poi un team che abbia una certa competitività, perché obiettivamente nell'ultimo anno abbiamo avuto gli ultimi 3 team che sono rimasti un po' distaccati, un po' indietro. Certo. Il fatto che ci sia Andretti a presiedere il board forse fa sperare che i motori Ferrari potrebbero essere una soluzione, insomma.
Anche perché Haas ha fatto degli accordi che potrebbero portarli ad allontanarsi dalla Ferrari. Alla Ferrari serve avere dei clienti per pagarsi un po'. Stai parlando dell'accordo con la Toyota? Esattamente, sì. Dove c'è un presidente molto molto appassionato di corse, chissà che stia lì a guardare e poi voglia tornare magari con un motore o qualcosa. Mario Donnini, come l'hai preso tu questo accordo? Finalmente arrivato alla sua conclusione dopo che da una parte Michael Andretti aveva venduto le quote della sua squadra, la squadra che portava il suo nome, e dall'altra parte, 15 giorni dopo, Greg Maffei, il presidente di Liberty Media, ha dato, anzi, non gli è stato rinnovato il contratto più che ha dato le dimissioni. Sì, comunque di qua non accettano, devo anche correttamente riportare che non accettano minimamente il discorso di Maffei, dicono di no. Posso dirti che sono stato ieri mezz'ora al telefono con Mario e l'ho trovato entusiasta, e più di tanto non posso entrare nei particolari perché ho obbligo di riservatezza un po' nei confronti suoi, un po' nei confronti della testata per cui scrivo, quindi evidentemente l'intervista integrale la troverete martedì prossimo su Autosprint. Però l'ho trovato, mi ha detto che finalmente dorme la notte, ha smesso di essere depresso e crede nel futuro, e questa è la prova che per tutta la vita sarà nelle corse. Questa, lui ha scongiurato la pensione, ha scongiurato il ritiro e sa che questo sarà un programma molto lungo e lui sarà lì sempre impegnato, e quindi visto che ha 84 anni non farà in tempo ad andare in pensione per il grande piacere della dottoressa Fornero. Oscar Berselli, tu che in pensione ci sei già, dovevi andare negli Stati Uniti. A me hanno rubato le parole, perché avrei usato le stesse parole. Mm-hmm. Giustizia è stata fatta, cioè era cosa è successo? È successo che hanno allontanato un pagliaccio, non gli ha rinnovato il contratto un pagliaccio che per interessi personali metteva in discussione un po' per nome e cognome, un pagliaccio. L'altro lì, l'arabo, come si chiama, Ben Sulaim, ha fatto marcia avanti, poi marcia indietro e poi marcia avanti. Poi cosa succede? La richiesta, invece che dal board Andretti, diventa del terzo costruttore mondiale di automobili, e quindi americano, Liberty Media americana, antitrust serissima, americana e potentissima, che ha addirittura la facoltà di sciogliere una società se non rispetta le regole dell'antitrust. Quindi figurati, come dire, tu domani chiudi e le tue azioni vanno sul mercato. Quindi davanti a questa cosa è inevitabile. Andretti, la genialata di farsi di lato, poi ha venduto le azioni, non ci credo, non lo so, però politicamente si è tolto dai riflettori, e c'è il suo papà. Io fremo all'idea di vedere il suo papà, che ne avrà quasi 86, a gennaio 2026, che si siede nella macchina e fa i primi due giri di pista, piano, forte, non mi interessa. Però questa è un'altra cosa, sai, quelle cose che, le fiabe, no? Sì. Che mi piacerà vedere. Allora, sì, sì. No, volevo dirti una cosa che è giusto che sottolinei, ma proprio un secondo. Quando è stato eletto Trump, la prima cosa che mi è venuta in mente è: mi sa che si risolve la questione Andretti, e molto 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 presto. Poi del tutto casualmente la questione Andretti si è risolta immediatamente, cioè avere Trump presidente, e sappiamo che Mario e Trump sono, insomma, buoni amici, ma non perché funziona come in Italia. Ma prima forse ho capito male le tue parole, e allora ti chiedo, Mario ha smentito qualcosa dell'articolo bellissimo e approfondito che io ho letto di Stefano sul numero di questa settimana? Stefano Tamburini. No, guarda, io allora con Mario ho fatto una lunga chiacchierata basata sul futuro, e lui mi ha detto che non vuole parlare assolutamente di quello che è stato il passato prossimo, dei travagli, proprio perché si sono risolti. Quindi Mario è una persona molto intelligente e molto furba, e non è entrato minimamente in quel contesto e nei particolari, questo posso dirtelo.
Gianluca, che cosa ne hai tratto tu da tutta questa vicenda? Qualcosa di grave deve essere successo, che poi si è risolta automaticamente, con, giustamente come ha sottolineato Mario, anche con l'elezione di Trump. Sì, soprattutto... E con un congresso tutto a favore. Antitrust. Quello certamente, credo personalmente che la cosa che abbia risolto sia stata l'uscita di Michael Andretti dal gruppo, perché comunque anche altre persone in Formula 1, lo stesso Toto Wolff l'aveva descritto come uno non troppo simpatico che cerca di imbucarsi in una festa, quindi probabilmente era proprio il figlio di Mario, uno dei motivi, non l'unico ovviamente, uno dei motivi che rendeva difficile questo passaggio. Devo dire che è un'ottima notizia anche per il motorsport italiano, perché sono d'accordo con quello che diceva prima Zappelloni, secondo me adesso ci sarà Toyota che avrà un ruolo più importante in AS e non escludo personalmente che Dall'Ara ritorni in campo, perché per mettere una macchina in pista nel 2026, che è domani mattina, da un foglio bianco tu devi andare a qualcuno che le auto le sa fare veramente. Quel qualcuno secondo me si chiama Dall'Ara. Allora, se si chiama Dall'Ara, è molto probabile che ci sia un motore Ferrari, e quindi di fatto la Ferrari abbia, tra l'altro la Cadillac già nel WEC corre, certo, con un telaio Dall'Ara, quindi ci sarà ancora un po' di Italia che torna in Formula 1. E poi non ne parliamo, ma ci sono due sedili in più e finalmente ci sono anche due possibilità per due piloti in più. C'è un posto per te. E poi e Oscar sarà il trade union con la Dall'Ara. No. Come basta? Sei un ragazzino nei confronti di Mario Andretti, che ne ha 84 di anni. Vorrei vedere. Però Mario guiderà la macchina. Io invece una volta all'anno al Minardi Day. Al Minardi Day, esatto. Ma anche lui lo fa una volta all'anno. Detto questo, vediamo. No, andiamo in pubblicità, perché quando rientriamo ci immergeremo nel mondo di Rachele Sommaschini nel rally. E vi racconteremo tutto quello che accadrà insieme a Rachele la prossima settimana, proprio nel Tempio della Velocità. A fra pochissimo! Eccoci nuovamente insieme. Allora, per Mario Donnini, che ci ha chiamato, anzi che poi lo abbiamo richiamato, è sempre collegato naturalmente, il buon Mario, rimandiamo la fotografia a pieno schermo. Ragazzi, chi sono quei due signori là? Allora, avete indovinato, diciamo, l'80%, il signore con il giubbetto, la persona con il giubbetto bianco, anche perché è facilmente riconoscibile. Meno, lo riconosco, è il personaggio che gli sta parlando, che è girato di spalle, offre le spalle al fotografo. Però, il contesto nel quale è stata scattata la fotografia porta a risolvere il quesito, a risolvere il punto interrogativo. Chi sta parlando con quel signore là? Punto interrogativo. E ancora vi lasciamo per questa ultima mezz'ora. Per il momento non ci siete arrivati, però so che ormai sarete molto vicini, anche perché di quel personaggio ne abbiamo parlato tantissimo. Questo è un aiutone, non vi dico più niente, anche perché è arrivato il momento di vedere il servizio del rally. Il rally che ci sarà protagonista la prossima settimana nel Tempio della Velocità, Rachele Sommaschini, l'abbiamo inserita anche nelle immagini del servizio che vi presentiamo. Guardate come guida.
scorso fine settimana, oltre alla Formula 1, anche il Mondiale Rally ha proclamato il campione della stagione 2024 e lo ha fatto con la consueta spettacolarità della categoria nell'ultimo round della stagione. Il nuovo campione del mondo dopo un fine settimana davvero rocambolesco è il belga Thierry Neuville, che ha spezzato quella che sembrava una maledizione conquistando il suo primo titolo iridato, primo pilota belga ad entrare nell'albo d'oro della categoria. E grazie a Pirelli, che vuole celebrare i 4 anni da fornitore unico della WRC, nel Tempio della Velocità, nei giorni del Monza Rally Show, il pubblico potrà ammirare le evoluzioni delle protagoniste del Mondiale Rally 2024, la Hyundai i20N Rally 1 Hybrid, la Ford Puma Rally 1 Hybrid e la Toyota GR Yaris Rally 1 Hybrid, vetture con una potenza spaventosa di oltre 500 cavalli che si sfideranno nel Master Show della domenica. Rachele Somaschini, campionessa italiana rally femminile per la 4ª volta nella tua carriera, e non è una carriera lunghissima perché sei giovanissima. Poi quest'anno hai vinto anche, leggo, il Tour Europeo Rally 2024, ma la cosa che mi è piaciuta di più nel leggere le tue note è che tu corri dicendo sei tutti i limiti che superi. Sì, assolutamente. Diciamo che quest'anno è stata una stagione un po' controversa, sono tornata nell'italiano e appunto ho conquistato per la 4ª volta il titolo italiano rally femminile. Quest'anno tra l'altro c'erano tante donne che correvamo tutte con una macchina al top della categoria, che sono le nuove Rally 2, e poi il TER, l'acronimo, che è un campionato europeo dove appunto ho vinto la mia prima assoluta, quindi molto contenta di ciò. Corso in Grecia, ho corso in Spagna, insomma bellissime gare, veramente ben organizzato, ed è stato proprio il coronamento di un sogno e tanta tanta fatica. Le immagini che abbiamo visto sono state bellissime perché è stata la mia prima volta su un R5 nel 2020 e nevicava, quindi potete immaginare il grado di insomma ansietta che c'era. Certo. E quest'anno torno tra l'altro a Monza proprio con Giulia Zanchetta come navigatrice e faremo appunto sempre equipaggio femminile, sempre con Citroen e sempre testimonial per la Fondazione Ricerca Fibrosicistica, che appunto è una onlus che ci permette di avere una voce, quindi di sensibilizzare riguardo questa malattia genetica contro cui combatto dalla nascita. Esatto. Ed è una malattia che non si vede, quindi va spiegata, va raccontata. Brava. E tra l'altro in occasione del Monza Rally Show presenteremo anche, diciamo, il video di fine stagione che unisce sempre questa mia passione per i motori alla esigenza di sensibilizzare, far vedere dietro le quinte, quindi i giorni di terapia, di ricovero. L'anno scorso sono stata più di 50 giorni in ospedale per una cura per debellare un batterio molto pericoloso che ha colpito i miei polmoni, appunto una malattia che non si vede, ma dietro le quinte ci sono ore e ore di terapia, tantissimi farmaci, tant'è che questo è il motivo per cui quest'anno ho dovuto fare un passettino indietro rispetto all'europeo e scegliere un programma un pochino più tranquillo. Però è andato tutto benissimo, la cura soprattutto è andata bene perché questo batterio, incrociando le dita, è stato debellato. Dovrò continuare sempre a fare tutte le mie ore di fisioterapia, tenermi allenata e curarmi, e ovviamente quello che ci tengo in particolar modo, soprattutto a Monza che è la mia gara di casa, cercherò appunto di raccogliere più fondi possibile. L'anno scorso abbiamo raccolto 10.000 euro donazione a favore dei progetti di ricerca della fondazione, quindi per noi è fondamentale esserci, e anzi per chi vorrà venirci a trovare assolutamente abbiamo la cioccolata calda, quindi mi raccomando. Volevo proprio che tu sottolineassi il fatto che il Monza Rally Show è aperto proprio, è una festa di pubblico, vero? E voi siete a disposizione, voi piloti, navigatori? Sì, 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 quando non siamo in macchina legati con cintura e casco siamo assolutamente a disposizione. Poi quest'anno è un'occasione
speciale, come hai detto tu anche nell'anticipazione, perché è la festa conclusiva di Pirelli dopo 4 anni di monomarca nel Mondiale Rally, e quindi porterà ovviamente tutta la flotta di superpiloti ufficiali capitanati dal neocampione del mondo Thierry Neuville, e quindi ci sarà sicuramente un grande show. Io anche quando non sono in macchina andrò a vedere tutte, insomma, quelle che sono le prove speciali, perché poi sono molto accessibili, essendo... Vabbè, il rally è un'altra cosa, perché di solito siamo tra i monti, certo, eccetera, però è un rally show, quindi è facilmente accessibile. Ovviamente l'ingresso, ci sono i ticket in vendita su Ticket One, comunque facilmente acquistabili, ma soprattutto la bellezza del rally è che le persone possono essere sempre a stretto contatto con i piloti, e quindi credo che questa sia la parte più bella. Cioè, per quello che mi riguarda, da quando sono passata dalla pista ai rally, è proprio questo il bello, il contatto con il pubblico diretto, le persone che tifano a bordo strada, e quindi mi raccomando, noi vi aspettiamo assolutamente. Che brava che sei. E per chi volesse approfondire, va ricordato che qualche anno fa lei ha scritto un bellissimo libro, Correre per un respiro, se non mi ricordo male il titolo, per Baldini e Castoldi, in cui c'è tutta la sua storia e le sue battaglie in pista e fuori dalla pista. Quindi fuori dalla pista. Compratelo e andate a farvi fare un autografo da Rachele. Che c'è la confezione regalo che abbiamo fatto apposta per Natale. Vogliamo ricordare il titolo di questo libro? Correre per un respiro, esatto. È uscito da 1 anno e mezzo, è stato il mio bambino praticamente, perché ci ho messo 9 mesi a scriverlo, quindi dentro c'è tutto, diciamo, tutto quello che è stato fatto in questi anni, dove a raccontarlo ci vorrebbe tantissimo tempo, tantissimi fogli, che appunto sono stati riempiti grazie anche alla la coautrice Rachele, quindi un libro scritto da 2 Rachele è imperdibile. E detto ciò, tutte i proventi del libro, le royalties per chi lo compra in libreria, mentre per chi lo acquista tramite il nostro banchetto di sensibilizzazione, tutte le donazioni vengono completamente devolute ai progetti di ricerca, quindi non è a scopo di lucro. Beh, per gli appassionati motorsport è un bel regalo. È un bel regalo, autografato, ragazzi, vero? Assolutamente, e anche sul sito Correre per un respiro c'è la possibilità di richiedere proprio una dedica specifica, che io con le mie manine faccio e mia mamma con le sue manine spedisce, quindi mi raccomando, fatela lavorare, che bellissimo, la vedo un po' troppo tranquilla. Fantastico. Grande Rachele, ma con un pensiero sul Monza Rally e soprattutto anche un'analisi di quello che è stato il Mondiale Rally, la volevo chiedere proprio a Donnini, a Mario Donnini. Ha vinto un pilota belga, il primo nella storia del Mondiale Rally, Thierry Neuville. Io poi posso fare una domanda a te? Sì, certo. Sì, tra l'altro con merito, e questo è molto bello, perché credo che il Belgio, il primo mondiale, insomma, l'aveva vinto per esempio con X nell'Endurance, quindi poi ha vinto belle cose con Boutsen, ma in realtà è sempre stato, no, un po' alla ricerca di un personaggio che riuscisse a diventare un po' un nuovo simbolo, e evidentemente si sono tolti molte soddisfazioni con le bici, ma con le macchine un po' meno, hanno fatto tanta più fatica. E stavolta, proprio tra l'altro nei rally, proponendo un'alternativa a Rovanpera dopo i 2 grandi domini, quelli di Loeb e quelli di Ogier, e quindi è molto bello che dopo i 2 campioni cannibali e dopo il campione bambino arriva quello che sembra essere tanto un campione a misura d'uomo, che dà un bellissimo segnale, anche perché appunto riporta il Belgio nella cartina agonistica internazionale. Mi permetto di dire che sul rally di Monza, insomma, a proposito di gare che hanno fatto supplenza e che nell'era Covid hanno detto incredibilmente la loro, c'è proprio il rally di Monza, che è nato, lo ricordo quasi per scherzo, come una serie di prove speciali nel parco, no? Sfruttando un po' la conformazione molto particolare del parco di Monza, e soprattutto questa possibilità modulare di avere un autodromo immenso, e
quindi all'inizio era quasi una festa di fine stagione, insomma, quando ancora correva Cazzaniga, eccetera, eccetera. Poi è diventato sempre più una gara spettacolo e abbiamo visto Ken Block, abbiamo visto Valentino, era diventato una specie di circo viaggiante, no? E poi sono molto contento che si sia riuscito anche un po' a francare dalla presenza di Valentino, che era una presenza molto bella, molto colorata e colorita, ma anche che dava quasi l'obbligo di vederlo vincere ogni volta. E invece io credo che il Rally di Monza sia particolare, perché questa atmosfera tardo autunnale, praticamente così, così scura, ma nello stesso tempo anche piena di freddo e passione, rappresentino un momento molto molto bello per l'automobilismo. Ha un'ambientazione, ci sono tanti personaggi, che perché il Rally di Monza in realtà mette insieme tutte le categorie e tanti personaggi e piloti che arrivano, è un po' come una 24 ore di Le Mans applicata ai rally, un po' in piccolo in Monza, e una pura passione. Quindi a me piace questo aspetto e meno quello dello spettacolo a tutti i costi, e credo che abbia tanta sostanza e rappresenta un rally molto nostalgico, molto bello, e ci fa capire che la nostra è ancora una grande famiglia. Festeggiare la stagione agonistica dell'autodromo di Monza, del Tempio della Velocità, e venivano chiamati veramente tutti, anche Michele Alboreto a suo tempo ha partecipato. Tu hai mai fatto il Rally di Monza? Io no. Oscar no, non l'ha fatto. Dopo 13 anni di Correro ne ho fatte di cose nei rally, però guidarci, perché io avevo l'itterizia. L'itterizia. Perché Correro, che è diventato ricchissimo grazie ai rally, era quello che, siccome io ho attaccato sempre, che mi dava delle filosofie che me li facevano. Era quello che, quando hanno inventato i gruppi N, c'era la moquette, dovevi lasciarla, il sedile bucato, e lui diceva: mica deve vedere, in dialetto piemontese, in macchine che va al cinema, mica che va a cur, cioè per lui erano macchine che andavano al cinema, così. Era quello che diceva, cioè tutte quelle cose lì, no? Tavolata, che lui alla fine di ogni speciale, tavolata di tutti i suoi meccanici piloti, guai se uno non volava una mosca, e quando li sentiva due, sì, perché alla PS6, la curva, l'altro, dopo ore, lui dopo un po' li guardava e diceva: sì, perché vi alter ve fan cool de not, perché ve venni soon. Ed era questo qui il nostro mondo dei rally. Questo... perché io lì mi occupavo d'altro. Scusa, Oscar. Però ti dico. Questo era? Questo era? Il Correro, Virgilio Correro. Che libro diamo stasera, Ambra, per il vincitore del gioco, che fra poco dirò, perché ho visto che hanno finalmente indovinato. Riesci ad averlo lì? Eccolo qua. Guarda cosa diamo. Quindi quel personaggio di cui parlava, del quale parlava poco fa Oscar, lo potrete conoscere a fondo, anzi, colui che vincerà. Tornando al Rally di Monza, prima che lo corresse seriamente, Michele, è stato invitato a fare la pripista, allora, come diceva, esatto, lui, me lo ricordo, nel parco, sì, che sì, così. Sì. E non sapevamo, c'era un personaggio, no, Mieti. E allora è morto, poverino Domenico, Domenico Achilli Moto ci ha prestato una Ferrari 308 nera, che aveva preso dentro da 3 giorni, senza guardare pastiglie, aveva appena preso dentro in uno dei suoi baratti, no? Poi con quelli lo mettiamo su Rally di Monza, così, le speciali, io a fianco mi leggo e dico: ci siamo ritirati prima noi che i concorrenti, ma non perché ha sbattuto, sai perché? Perché? A un certo punto fregava dappertutto e sono uscite 2 buie sul cofano, perché non avendola preparata da rally, i duomi, sono usciti gli ammortizzatori, cioè sembrano barzellette, e ci hanno dovuto fermare prima noi che i concorrenti. L'anno dopo l'ho fatto seriamente, non con me, però la pripista, eravamo la macchietta, perché queste macchine Achilli Motors con le, che ci avevano, allora, stata. Ecco, per dire i personaggi, quest'anno c'è Vincenzo Nibali,
il grande campione di ciclismo, e quindi vedrete anche lui, perché nel paddock sarà a disposizione di tutti. Rachele, scusa un attimo, un minuto. Tu usi una Citroen Rally 2, giusto? Sì. La seconda divisione. Le Rally 1 l'anno prossimo non avranno più l'ibrido. Esatto. Perché? Cioè, cosa comporta? Economico, posso capirlo, o c'è di dietro qualcosa? Credo economico. Economico, solo che si vede che non sono stati fatti bene i conti, perché da un lato l'hybrid magari ti dà, diciamo, la possibilità di aprirti di più a ricevere sponsor che credono, appunto, che puntano sull'ibrido. Dopodiché i costi diventano insostenibili ed è quasi una barzelletta, perché di hybrid c'è ben poco. Poi finisci magari prima il pacco batteria e allora poi non... Quindi il nome hybrid, ma... Sì, insomma, diciamo che però si farà senso. Ma tu sei immune dal problema? Io non ho di questi problemi. Andiamo a Losail, a vedere la staccata più violenta. Il circuito di Losail impegna i piloti in 7 frenate per l'11% del tempo totale sul giro. La staccata più severa precede curva 1. Gran Premio del Qatar, andiamo con i podi, e voglio ricordare qui dentro che l'unico a centrare tutti i tre nomi al posto giusto ultimamente è stato proprio Umberto Zappelloni, e sono curioso di sapere qual è il suo podio. Tre invertendo. Oh, grande Umberto. Ti ricordi? Ho centrati tre invertendo due posti, primo col terzo. Sentiamo quelli di Mario. Mario Donnini, qual è il tuo podio del Qatar? Norris, Leclerc, Piastri. E Piastri, quindi per te le McLaren vanno bene. Comunque io soffro perché non riesco a sapere chi è quell'altro di spalle, quindi io in realtà non vado a casa finché non so chi è il secondo personaggio. Adesso te lo diciamo. Umberto, il tuo podio. Una speranza, Sainz, Norris, Leclerc. Sainz, Norris e Leclerc. È bello questo podio, mi piace. Oscar. Piastri, Leclerc, Verstappen. Piastri, Leclerc e Verstappen. Ha proprio la temperatura si alza, le Mercedes le dimenticate. Passiamo da Rachele. 5 gradi a 50. Io faccio il podio della speranza. Sì. Leclerc, Norris, Norris, Sainz. E Sainz. Della speranza proprio. Beh, ha invertito sostanzialmente il podio di Umberto. Speranza. Andiamo con Gianluca. Piastri, Verstappen. Che hai detto il terzo? No, io ho detto il terzo. Ah, Piastri, Verstappen e Leclerc. E Leclerc. L'ho messo in mezzo. E naturalmente quello di Maurizio. Allora, secondo me Sainz vince e dimostra la Ferrari che si è sbagliata. Verstappen e Leclerc. Verstappen e Leclerc. Vedete, quando diciamo questa sera facciamo i servizi con i vostri messaggi, Maurizio è uno di quelli che molto probabilmente hanno mandato un messaggio sottolineando il fatto che il pilota da tenere in Ferrari era Carlos Sainz, sì. non Charles Leclerc. E così noi abbiamo fatto il servizio in quel senso. Bene, detto questo, prima di tutto mi corre l'obbligo di consegnare a Maurizio il libro che lui ha vinto. Esatto, il libro della Nave Editori, eccolo qua. Tu hai vinto Dario Cerrato, vero? Grazie mille. Grazie a te. Bellissimo, grazie. Davvero. Proprio... È bella settimana del rally, dai. Sì. È la settimana del rally. Un bel regalo, grazie. Grazie a te a nome di Nade Editore. Grazie.
e continua a seguirci con la stessa passione. Ti è piaciuto stare in macchina qua con noi? Sì, guidare dal vivo? Bellissimo, bellissimo. Bello, vero? Sì. Bene, allora, innanzitutto voglio ringraziare Rachele per essere stata con noi. Grazie a voi. E ricordare che ce la possiamo vedere e incontrare e leggere il suo bellissimo libro proprio a Monza, nel contesto del Monza Rally Show. Voglio ringraziare tutti e adesso vi dico sicuramente anche chi ha vinto. Chi ha vinto? Allora, vorrei, eccola qui, la vedete la foto? Mario, la vedi la foto? La foto la vedi? Il primo, quello con la giacchetta bianca, è Sandro Munari. E va bene, dovrebbe essere Monza 77, no? 78. No, e quindi 78 perché è 78? E quindi chi vedo... chi sta parlando con Sandro Munari? Chi sta parlando con Sandro Munari? Detto il Drago, è stato uno dei più grandi piloti rally di tutti i tempi, 4 vittorie a Monte Carlo con la Lancia, ma non solo, una parte di palmarès è stata esclusivamente su ruote chiodate, insomma, un grande del mondo rally. Florio con André, con sta parlando Bernario. Con un grande della velocità. Ma hai parlato sarà con Merzario? Per ore ieri tu. Era Mario Donnini. Mario, io non gli ho creduto. Io non gli ho creduto perché c'è 50 centimetri di differenza di statura, lì sembrano alti uguali. Io non gli ho creduto. È sulle punte. Ma è Mario? È Mario, Mario Andretti. Ma te l'avevo scritto però sul messaggio, dico guarda che allora è Andretti visto che è più basso in quella maniera, dico perché quando ti dicevo è l'unico che parla italiano, Munari non parla, Munari non parla inglese, quindi l'unico ai box non è che con Peter Wright e con Chapman poteva parlare Munari, quindi solo con Mario poteva parlare, infatti. Mario poteva parlare. Sì, non ho letto il tuo secondo messaggio, per questo che non ti non ti avrei risposto per lasciarti sulle spine fino adesso, capito? Ci sei riuscito. Grazie Mario, ci vediamo e sentiamo giovedì prossimo. Grazie mille per il tuo contributo. Voglio ringraziare anche con te. Umberto Zappelloni. Ciao, voglio ringraziare Oscar Verselli, Rachele Somaschini, che rivedremo sabato e domenica nel Tempio della Velocità, anche venerdì perché il rally parte venerdì alle 8. Gianluca Calvaresi, Maurizio grazie e poi l'ultimo appuntamento che do a tutti voi, se lo vorrete, domani sera, dove me l'ero segnato, eccolo qui, a Vedano, sul tetto del mondo, Alessandro Pierguidi è il protagonista del libro Sul tetto del mondo, eccolo qua, lo vedete in questo momento, l'ha ritoccato la nostra regista, ringrazio anche Ambra, 21:15, Sala della Cultura, via Italia 15, a Vedano all'Ambro, si tiene la presentazione di questo bellissimo libro. Allora, il vincitore di questa sera, non me lo voglio dimenticare, sennò mi venite a trovare davanti a casa, si chiama Stefano e sono felice che sia di Vedano all'Ambro. No! Sì, incredibile, è stato lui il primo. Bravo Stefano, ti chiamerò e verrai, se lo vorrai, se potrai, da noi in trasmissione. Ciao a tutti, grazie, buona serata.